ritengo che non si possa chiudere tutto di nuovo perché sennò l'economia scende. E però ritengo che bisogna stare ancora molto attenti perché adesso l'estate ho visto anche a Jesolo, sono andata, tutta la gente senza mascherine, le spiagge, tutti sono attaccati e purtroppo la gente non sta molto attenta. Non abbassare la guardia, portare le mascherine come hanno detto e stare attenti. Mi so preoccupare perché non ne posso più di questa situazione qua, si sperava andare molto in meglio e invece è quello che ho sentito. Non c'è risoluzione, speriamo bene. Non mi fanno paura, ripeto, vedo che la gente le mascherine le utilizza, ancora abbiamo la mucchina, la adoperiamo sempre. E poi sa che cosa, dovremmo stare attenti a chi arriva da fuori. Penso che sia così un po' dappertutto, Visto l'andazzo in giro, è così. Quindi che ci siano delle impennate verso il basso e poi ancora riprenda? Sì, direi proprio che sarà proprio così. Secondo me bisogna stare un attimino più attenti perché abbiamo allentato un po' il tiro. Secondo me un po' più tirare un po' i remi ancora un po' in barca sarebbe la cosa migliore. Poi spero passi questo momento. Tenere alta la guardia, penso, semplicemente. Ecco, ma le fa paura un po' questo dato? Non particolarmente, se lo tengono sotto controllo. Mi pare che il nostro governatore si deve fare in maniera positiva, quindi chi di dovere prenderà sicuramente le debite decisioni. Le regioni sono state aperte, quindi c'è più affluenza nella nostra regione e più possibilità che le persone vengano contagiate. Senza ombra di dubbio sapevamo comunque che andavamo incontro al rischio, quindi paura no, noi dobbiamo salvaguardarci, non possiamo smettere un'altra volta le nostre attività, sicuramente. Un po' di timore e lo incutono, c'è poco da fare. Ci sono cose che non funzionano più, perché tutti hanno voluto fare fretta e furia e adesso speriamo bene, ma dipende da noi però, dipende solo da noi in questo momento.